Ok, we are here with Siamo in compagnia di Stephen Frank e vogliamo chiedergli qual è la potenzialità della meccatronica. La meccatronica unisce assieme le potenzialità di elettronica, meccanica, ingegneria, controllo numerico e quant'altro per creare macchine e automatizzazioni che possono essere utilizzate in campo medico, in campo spaziale, ovunque. Could be used in medical, space, military, whatever. And this is basically making a very specific discipline and many very specific disciplines and combining it. Questa è la meccatronica. This is mechatronics. So many fields. Così tanti campi. È tanto difficile rendere questi concetti appetibili ai più. For common people or not? Well, yeah, it's many fields, but it's a discipline, so you have to go to university. Sì, molti sono i campi in cui si muove la meccatronica. Tuttavia, è una vera e propria disciplina. Puoi studiare presso una facoltà universitaria, ma è necessario conoscere anche altre discipline e quindi è fondamentale lavorare in squadra. And in the school environment, it's relatively static because you're not getting any. Tradizionalmente queste discipline come l'elettronica, la meccanica avanzano individualmente in ambito scolastico ed è difficile capire come quello che viene studiato venga poi implementato nel futuro, nel mondo reale. Un sistema universitario che prevede al suo interno la meccatronica offre la possibilità di lavorare in più campi e di capire come il tuo impegno possa contribuire nello sviluppo delle altre discipline. For someone coming into electrical or control design, it's intimidating, but per cui coloro che si affacciano all'ambito dell'elettronica o del controllo numerico possono essere intimiditi. La meccatronica invece rende tutto più interessante, più eccitante, poiché riesci a renderti conto sin durante il periodo universitario di ciò che vai a sviluppare, ti rendi conto sin da subito di ciò che puoi raggiungere. Oh yeah, it's very interesting. Yes. E come si trova qui ad Ecolife con il pubblico? La gente è attratta dal suo lavoro. È davvero fantastico ed interessante. Abbiamo alcuni insegnanti dell'Istituto Ipsia qui. Ci portano molti dei loro studenti, i quali non sono ancora diplomati, stanno studiando, stanno iniziando ora a guardarsi attorno e sono affascinati da tutto ciò. Confer fornisce apparecchiature per l'insegnamento, specialmente in campo ingegneristico. La sfida più importante per l'ingegneria robotica e meccatronica è proprio quella di condurre lo sviluppo di nuove applicazioni, di nuovi apparecchi che possano entrare di fatto all'interno della vita di tutti i giorni. Se noi guardiamo con che cosa si interfacciano i ragazzi d'oggi, sin da giovani, vediamo che si divertono con videogames sempre più tecnologici, si informano con nuovi servizi multimediali e poi iniziano il loro percorso scolastico e cominciano ad annoiarsi. Ed ecco che noi tentiamo di rendere questo percorso più eccitante, più utile. Stiamo vedendo potenziali studenti che non hanno magari idea se proseguire gli studi o meno, oppure non sanno che facoltà scegliere. E notiamo che quando vedono tutto ciò dicono: «Ehi, ma non è così noioso, anzi, è eccitante». E in questo vedono molte opportunità di crescita per loro. Ok, penso ci siete davvero riusciti. Grazie mille. Ok, so how this works is one environment that we use. Ok, dunque, come funziona questo aggeggio dimostrativo che usiamo spesso anche in fiera? È un sistema che si basa su MATLAB e Simulink. L'intenzione è quella di progettare un algoritmo di controllo con Quark, che è un pacchetto software che integra appunto Simulink all'interno dell'applicativo MATLAB. Una volta creato il tutto attraverso Quark, ci connettiamo ad un sistema di controllo dotato di un amplificatore, il quale gestisce il segnale verso il modellino, il quale a sua volta fornisce un feedback che torna verso il controller e infine al software. Questo sistema viene chiamato Hardware in a Loop. Così il PC si occupa della logica, del segnale di controllo, il quale viene affidato al control board e poi al modellino di ritorno. E in questo modo lavora la maggior parte dei nostri supporti all'insegnamento. Possiamo usare anche LabVIEW, ma lo standard principale è Simulink. The logic or the controller based on MATLAB Simulink. And that's how most of our teaching hardware is operated, and we can use the LabVIEW also, but our first or standard is MATLAB Simulink. This is our proc called a QET. Okay, this is a Quantr Engineering Trainer. It's our entry level tier 1 product
for bringing students. Questo sistema è chiamato QET, Quantum Engineering Trainer, ed è un prodotto tier 1 entry level che permette di fare avere agli studenti il primo approccio al mondo del controllo elettronico, dell'hardware in loop. So what we have here is a trainer for motor control, and what we have it. E ciò che vogliamo fare è permettere agli studenti di provare a controllare questo sistema grazie anche a questo aggeggio dotato di manopola, la quale è connessa ad un ambiente digitale che riproduce il comportamento di tale modello. Questa è una realtà comune a videogames, per esempio, ma fa capire come qualcosa che può sembrare a prima vista totalmente astratto sia poi molto affine alla realtà di tutti i giorni. So forth, engineering into the real world. And this is something the students would relate to.